nostri telespettatori di Globus Television, Digitale Terrestre 819, e questa sera continuiamo le nostre dirette e continuo anche con la pagina di Facebook Globus Television e parleremo dell'indice di contagio e dell'apertura dei ristoranti. Come sempre abbiamo ospiti importanti ed esperti nel settore per cui si confronteranno. Il titolo, come vi dicevo, è l'indice di contagio e le aperture dei ristoranti. Qui avremo, come saluto già i nostri ospiti, ringrazio per essere qui con noi. Abbiamo Massimiliano Perlana, presidente provinciale FIEPET Confesercenti del Trentino. Il dottor Salvatore Totaro, medicina interna, cardiologia, membro comitato nazionale, cure precoci e domiciliari. Roberto Failone, assessore provincia autonoma Trento, commercio, turismo, artigianato e sport. E poi anche lo chef stellato Herbert Inter. Noi faremo anche un collegamento con San Marino e adesso siamo anche con Roberto Salmeri, il nostro inviato esterno, con lo chef imprenditore Roberto Tudisco, che è il presidente del Movimento Indipendenti Ristoratori Siciliani, e anche Luisa Romeo, distributore beverage, comparto Horeca. Ci sarà con noi nella seconda parte anche lo chef imprenditore ristoratore Tonino Del Sole, la Tortuga di Castel Volturno Caserta, che è il presidente regionale dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani, Delegazione Campania. Come vedete, un parterre abbastanza ricco, per cui noi vediamo sia sia l'Italia nella parte anche del Trentino e quindi anche della provincia di Bolzano. E un grazie veramente lo facciamo anche al nostro Herbert Itner, che è della provincia autonoma di Bolzano ed è il ristorante Zurrose, e lui è membro giunto albergatore dell'Alto Adige ed è uno chef stellato. Allora, intanto un grazie va anche alla nostra regia per essere sempre qui vicino con noi e a tutto il nostro team dell'organizzazione. Io inizio, e avremo anche l'apporto importante dell'onorevole Annalisa Tardino, che è deputato Parlamento europeo, che come vedete sarà qui nel video, in quanto non è riuscita ad essere presente perché sta viaggiando, sta rientrando da Bruxelles, va verso Catania, però è con noi, ci ha mandato dei video proprio personalizzati per Globus Television, dove parleremo di alcuni argomenti focali di questa trasmissione. Allora, io ricordo che lei è una coordinatrice della Commissione per la Libertà Civile, Giustizia e Affari Interni ed è una degli 8 negoziatori per il Parlamento Europeo del regolamento sul certificato verde digitale. È proprio di ieri in Commissione che hanno chiuso questo passaggio del certificato verde digitale. È una situazione che è molto complicata, difficile. Purtroppo accadeva che in alcuni stati, tipo l'Inghilterra, avevano bloccato perché il certificato verde digitale era in italiano, non era in inglese. Quindi stanno cercando di trovare delle soluzioni. Ma prima di andare col video, io una domanda la faccio al dottore Totaro, che lui proprio si dedica alla cura con amore dei malati domiciliari per quanto riguarda il Covid, e finora tutti i suoi pazienti curati sono andati bene e non è morto nessuno. Allora, una domanda veloce: passaporto digitale, cosa ne pensa? Ma guarda, intanto grazie per l'opportunità che mi date per poter essere con voi e poter esprimere il pensiero di tutto il gruppo del Comitato delle Cure Precoci Domiciliari, che ormai è conosciuto in tutta Italia per un'organizzazione che ha dato risultati incredibili. E cioè abbiamo curato migliaia e migliaia di persone a domicilio, a casa, facendoli stare tra gli affetti dei propri familiari e non assaggiare quel luogo molto difficile, molto complicato, ma molto anche a rischio, che è l'ospedale, che dovrebbe essere soltanto uno step superiore di aiuto e non di ingresso anche di sintomatici di basso rilievo. Per quanto riguarda questo passaporto, che poi è una green pass, una carta, una specie di carta verde, io ritengo che sia una situazione abbastanza difficile da interpretare, perché essere vaccinati non significa essere immuni. E quindi significa magari
avere una tutela verso la malattia, ma non verso il contagio. Per cui già cade quello che è un po' la situazione più particolare che voleva essere offerta, cioè avere una trasmissione di soggetti e quindi passare da una regione all'altra, da una nazione all'altra, non creando problemi di contagio. E questo non è accaduto e non può accadere nella qualità dei sieri sperimentali che sono attuati, che non proteggono verso il contagio, ma proteggerebbero, e questo è il condizionale, dalla malattia. E quindi però c'è un'altra opportunità per poter viaggiare, perché questo non si può togliere a quelli che ancora non sono e non possono essere vaccinati per una questione di raggiungimento di vaccini e quindi anche di quorum di età, e cioè avere un tampone negativo e poter viaggiare, perché questo sarebbe l'ideale, cioè il tampone negativo ti mette nelle condizioni di non essere portatore di virus, e quindi Sì. nello stesso momento in cui lo fai tu sei esente di contagio verso gli Bene, altri. bene, la ringraziamo, però il problema c'è del tampone che deve essere. Ora, l'ordinanza di Musumeci che lui ha proprio oggi è stata fatta, è quella che devono essere 48 ore, poi si sta cercando 72 ore, per cui non può una persona viaggiarsi continuamente anche per spostarsi da una regione all'altra. Però, come dicevamo noi oggi, c'è anche il problema dei colori, credo, per una regione all'altra per spostarsi, e quindi questo sarà importante. Assolutamente, assolutamente sì, perché tra regioni di pari colore non serve nessun certificato, perché indubbiamente la realtà è equiparata e quindi anche equivalente. Quindi il problema di questa specie di passaporto servirebbe fra regioni di colorazione diversa, e cioè da una colorazione maggiore a una colorazione minore si potrebbe, come da regola, importare ed esportare il contagio e quindi anche il virus. Ma tutto questo poi lo affronteremo se Sì, abbiamo la possibilità, in dopo, base ne parliamo dopo, dottore Toda. all'algoritmo. Grazie, grazie. Io andrei subito con il video dell'onorevole, dell'analista Tardino che ci ha fatto proprio questo video che ha mandato a noi, che proprio ieri hanno chiuso al Parlamento un po' delle linee guida hanno dato per Onorevole, questa buonasera. problematica. Ieri il Parlamento europeo ha approvato la Carta Verde Digitale. Ci può parlare cosa si tratta e quali sono i punti forti e le criticità? Sì, intanto grazie per l'invito. Un saluto a Globus Television, alla conduttrice Lella Battiato Majorana e a tutti i ristoratori che ci seguono, che stanno vivendo un momento ormai lungo di grande difficoltà. Sì, ieri abbiamo approvato il certificato verde digitale. Si tratta semplicemente, come piace definirlo, di uno strumento di armonizzazione delle procedure della normativa per viaggiare in maniera molto semplice. Oggi i cittadini europei che si vogliono spostare dall'Italia, i cittadini italiani che si vogliono spostare dall'Italia verso un altro Stato membro o diciamo, altri cittadini da Stato e Stato devono necessariamente essere sottoposti a un tampone e sottostare alle regole che gli Stati membri in cui vogliono andare richiedono. C'è una grande confusione agli imbarchi, tanta gente non è informata e molti rischiano di non partire. Io stesso ho assistito a diverse scene di imbarchi negati a cittadini che purtroppo non conoscevano la normativa dello Stato in cui volevano andare. Allora io credo che sia giusto dare degli strumenti utili. Ritengo che non sia assolutamente vero, diciamo, quello che sui media si legge, e lo posso dire con certezza avendo lavorato sul testo, che il certificato verde limiterà gli spostamenti, anzi li agevolerà. È chiaro che tutti vorremmo viaggiare tranquillamente senza nessuna restrizione, che sia il tampone, che sia il certificato o che sia il vaccino, che ribadisco non è assolutamente obbligatorio e non è richiesto per avere il certificato, però siamo in un momento di pandemia, siamo in un momento di grande difficoltà a livello non solo europeo ma mondiale e quindi è giusto che adottiamo dei provvedimenti che in altri tempi non avremmo certamente nemmeno pensato.
Quindi per riepilogare non è un passaporto vaccinale perché non è visto nessun obbligo. Consente di viaggiare con eventualmente il vaccino per chi lo fa o lo abbia fatto o abbia voglia di farlo, con un certificato di guarigione o semplicemente con un tampone in maniera alternativa. Abbiamo inserito una data di scadenza, diciamo, oggi quello che riteniamo passerà sono 12 mesi, ma non è detto, diciamo, speriamo che tutto ciò finisca prima, non è detto che bisogna. Diciamo che sia necessario che duri 12 mesi e soprattutto una cosa che abbiamo chiesto fortemente in Parlamento è che i test e i tamponi vengano dati gratuitamente ai cittadini che intendono spostare, perché non vogliamo che ci siano discriminazioni tra cittadini con alto reddito e basso reddito o cittadini che vivono in zone più periferiche, come per esempio la Sicilia, rispetto ad altri. Grazie, sono state interessanti queste parole, queste informazioni che ci hanno chiarito un po' l'orientamento, perché un po' siamo disorientati, sento tante, veramente mi fanno tante domande, è importantissimo. La ringrazio ancora, onorevole. Io adesso invece volevo anche far vedere, abbiamo anche l'avvocato Fusillo della Camera, che lui parla di limitazione di libertà personale per quanto riguarda questo passaporto. Vediamo le criticità. Il certificato verde è l'ennesimo attacco alle nostre libertà costituzionali. Secondo me è anche ingiusto chiamarlo certificato verde perché non ha nulla di verde, eppure certificato mi sembra un po' diminutivo. È un lasciapassare autoritario che viene imposto per fare una cosa che è garantita dalla Costituzione, cioè spostarsi all'interno del territorio nazionale. Oltretutto, l'eventuale falsificazione di questo certificato verde, è stata punita con le stesse pene per i reati di falso, ma aumentate di un terzo, il che, è davvero scandaloso. Cioè, se io falsifico un documento pubblico, un atto notarile o un qualsiasi documento pubblico, è meno grave che se io abbia falsificato un documento come il lasciapassare, che alla fine mi dovrebbe consentire di fare qualcosa di estremamente criminale, come andare da Bari a Napoli o da Matera a Reggio Calabria, perché di questo stiamo parlando. Il tema è che qui purtroppo le norme costituzionali non contano più niente nelle intenzioni e nella modalità del governo di agire, perché noi abbiamo una norma costituzionale chiarissima, che è quella dell'articolo 16, che consente la libera circolazione nel territorio della Repubblica, e l'articolo 13, che garantisce la libertà personale. Le uniche due eccezioni sono per l'articolo 13 l'intervento della magistratura, di cui qui nemmeno si parla, e per l'articolo 16 una legge che può avere motivi di sanità pubblica, ma come qualsiasi legge è soggetta a un principio di razionalità, cioè ci dovrebbe essere una spiegazione scientifica incontrovertibile che mi dimostri che se io mi sposto da una regione all'altra che ha un colore diverso nella nuova classificazione regionale governativa, che io possa in qualche modo rappresentare un pericolo per la salute pubblica. E su questo non abbiamo nulla, continuiamo a non avere nulla, perché, ma è logico, perché non ci può essere una giustificazione scientifica di tutto ciò. Leggevo un pezzo da un'intervista, non so di chi, che il coprifuoco in realtà non serve a niente, ma serve per dare un segnale alla popolazione. Quindi noi ci troviamo di fronte a questo, abbiamo un nuovo stato etico che impone una sua valutazione morale sanitaria sui cittadini e che non ha nulla a che vedere con la scienza. Quello che ci viene presentato come scienza in realtà è scientismo ed è lo stesso scientismo sul quale si basa questo lasciapassare, cioè sulla idea che esista una scienza rivelata, che è l'unica, che non ammette contraddizione. La scienza, ci ricordava Karl Popper, è quella che è falsificabile, cioè qualsiasi proposizione scientifica deve essere presa da un altro scienziato, valutata, discussa e se non è vera, scartata. Questo è il procedimento scientifico. Quello che ci stanno propinando non ha nulla di scientifico. È una nuova forma di autoritarismo sanitario, quindi dobbiamo assolutamente opporci. Le notizie terroristiche che circolano, come al solito, sono sbagliate, nel senso che se io circolo senza Green Pass o lasciapassare o quello che sia, tutto quello che mi può succedere è la multa,
del decreto legge 19 del 2020, cioè la multa dei 400 euro. Quindi è dovere dei cittadini riaffermare i loro diritti, anche il diritto di circolare all'interno della Repubblica. Dico a tutti: viaggiate, non vi fate questo lascia passare, se vi faranno la multa impugnatela, perché che queste multe sopravvivano prima ai prefetti, che secondo me hanno molti dubbi sul fatto di confermarle, e poi ai giudici di pace, ai tribunali è molto dubbio. Dobbiamo reagire, come diceva prima giustamente il collega Scifo, devono reagire anche i singoli cittadini, anzitutto disobbedendo a queste norme. Le norme si basano sulla generale osservanza dei cittadini. Se sottraiamo la generale osservanza a queste norme, abbiamo già fatto metà dell'opera e siamo usciti dall'emergenza. Bene. Allora, abbiamo sentito queste parole, però ognuno poi farà le sue scelte, perché è un discorso anche molto individuale e personale. Allora, io ritornerei subito all'assessore provinciale del Trentino, Commercio, Turismo e Artigianato, Roberto Failoni. Assessore, allora, ci può spiegare un po' la situazione che c'è nel Trentino, soprattutto anche rivolta ai ristoranti? Come vi state muovendo? So che voi avete fatto un'ordinanza diversa, vi siete organizzati diversamente? Ma allora, buonasera a tutti. Intanto siamo partiti una settimana prima. Abbiamo fatto una settimana prima rispetto a tutte le altre regioni. Devo dire che è andata piuttosto bene. Ricordo a tutti che il Trentino è fatto da una provincia montana, quindi abbiamo anche delle temperature particolari. Mentre la settimana scorsa c'erano temperature piacevoli, questa settimana è un pochino più freddo, quindi diventa difficile anche per noi far mangiare le persone all'esterno, soprattutto a cena. La cosa che abbiamo fatto diversa qual è? Abbiamo permesso di poter cenare fino alle 22 e poi dalle 22 poter rientrare a casa. Faccio l'esempio personale: io abito a un'ora da Trento e quindi posso pagare il conto alle 22, uscire dal ristorante e rientrare al mio paese, che ci vuole un'ora di macchina. La battuta che io ho fatto l'altra mattina a una televisione nazionale è stata quella: qual è il pericolo di contagio nel momento in cui io esco da un ristorante alle 22, salgo in macchina, mi faccio un'ora di macchina, scendo, vado a casa e vado a letto? Questi sono un po' gli aspetti. Dopo vi dirò che noi siamo abituati a rispettare le regole. Noi in Trentino ci fidiamo ciecamente della nostra sanità già dal marzo scorso, quando ci furono i primi problemi, e ogni decisione, anche noi siamo una provincia autonoma, quindi abbiamo un po' di autonomia in più rispetto agli altri, però ricordo che quando ci sono i problemi sanitari diventa anche difficile, perché ci può essere un'impugnativa dello Stato, come abbiamo già avuto a ottobre, quando aprimmo i ristoranti per 3 giorni e poi ci fu impugnata. Quindi da parte nostra non c'è la volontà di fare passi in avanti rispetto agli altri, però di tenere monitorati i contagi. Oggi siamo a dei contagi direi molto bassi anche oggi, e devo dire che la situazione, malgrado ormai sono oggi è venerdì, sono 13 giorni che abbiamo aperto i ristoranti, i bar anche alla sera, anche se ricordo da noi non è così semplice, magari come in Sicilia, che magari c'è una temperatura un pochino più gradevole in questo momento. Bene, ma anche qui la sera è difficile, non si può andare assolutamente a cenare fuori, all'aperto è complicato. Le voglio chiedere una domanda veloce, perché poi dobbiamo passare al presidente Peterlana. Con il turismo come vi state organizzando? Ma guardi, noi allora adesso intanto iniziamo a vaccinare dai 55 anni da oggi, quindi già quello è importante. Noi vorremmo arrivare a 50 molto velocemente, per poi avere la possibilità di poter vaccinare tutte le componenti economiche per quanto riguarda il turismo. Poi siamo pronti dal 2 di maggio a partire con una campagna di comunicazione molto forte. Ma vi siete programmati già? Sì, assolutamente sì. Ecco, questo è importante, la programmazione. Assolutamente. Poi con la piccola impresa, proteggete la piccola impresa? Assolutamente sì, noi abbiamo un provvedimento che è stato approvato questa mattina in commissione, che andrà in aula il 12, e daremo risposte, penso, concrete, ma soprattutto eque per quanto riguarda tutte le nostre piccole e medie imprese. Andremo a dare degli aiuti dal 1 novembre 2020 al 30 aprile 2021,
sui costi fissi. Questa penso sia una risposta concreta e seria e equa. Bene, grazie. Grazie, grazie per aver perso tempo con noi. So che lei è un momento particolare che state organizzando anche nel bilancio. Allora, presidente provinciale FIEPET, Confesercenti del Trentino, Massimiliano Peterlana, un po' ci può spiegare come per il ristoratore che situazione c'è? Beh sì, come ha anticipato il nostro assessore provinciale, la situazione è che stiamo lavorando all'esterno, le temperature non sono ideali e per cui diciamo siamo partiti in qualche maniera, aspettiamo, e anche da questo punto di vista la provincia si sta muovendo confrontandoci con noi, di poter eventualmente così spostarci anche all'interno del ristorante e non solo all'esterno. Noi, come diceva giustamente l'assessore, abbiamo iniziato una settimana prima rispetto al nazionale, mantenendo tutto quello che è il discorso dei distanziamenti, della sicurezza, eccetera. Stiamo seguendo i protocolli e non è successo niente, insomma, cioè ci stiamo attenendo a quello che quello che dice l'ordinanza, sì. Invece sì, io le chiedo, la FIEPET Confesercenti, ecco, è un'organizzazione a favore per tutelare i ristoratori? Sì, la FIEPET è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Turismo, quella che si occupa nello specifico delle attività dei pubblici esercizi in ambito provinciale e nazionale. Bene, e quindi lei tra l'altro credo che abbia un ristorante, Le Due Spade? Esattamente, sì. E dico, lì sta procedendo tutto tranquillo. Sì, allora, tutto tranquillo no, nel senso Insomma. Che ovviamente siamo legati in questo momento alla questione meteorologica e la questione meteorologica non è secondaria rispetto a ovviamente al lavoro. Se piove non si può lavorare, insomma, comunque è molto difficile lavorare. Rispetto al nazionale forse siamo un po' più fortunati perché abbiamo iniziato una settimana prima, perché la provincia ha accolto le nostre osservazioni sul fatto che non si poteva chiudere il ristorante alle 22 ed essere in contemporanea alle 22 anche a casa, per cui c'è questa possibilità, diciamo, dimostrando che si è andati al ristorante o al bar, che abbiamo un tragitto e un tempo di percorrenza per arrivare a casa senza incorrere in sanzioni. Questo è il discorso. L'altro discorso è quello sicuramente legato alla possibilità di lavorare anche all'interno. Questo ci permetterebbe di lavorare al 100%, cosa che in questo momento non stiamo facendo. Però ecco, purtroppo io negli interventi precedenti ho capito che la politica è molto confusa, è poco pragmatica e molto indecisa sulle soluzioni da adottare, e questo è un problema per noi, è sempre stato un problema, perché l'indecisione crea per noi tempi più lunghi che ovviamente vanno a discapito della situazione economica delle attività. Per fortuna, come dicevo prima, a livello provinciale c'è una possibilità di colloquio diversa rispetto che sul nazionale, e riusciamo a far capire certe situazioni e a trovare un accordo che sia di massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario e dal punto di vista economico, per cui con le attività, e questo è molto importante, dopo al netto ovviamente che non vogliamo mettere in discussione la situazione che si è venuta a creare in questo periodo e che è drammatica ovviamente per tutti noi, insomma. Certo, però, avete avuto perdite forti economiche, no? Sì, sicuramente il colloquio con l'associazione di categoria è una necessità, soprattutto in questo momento, per uscire da questa impasse. E l'alternativa alle varie carte, eccetera, sicuramente è quello di vaccinare al più presto possibile e mettere in sicurezza la nazione per poter riprendere al 100% le attività economiche, perché così, se no, non si va avanti a piccoli passi, ma non sono sufficienti.
Bene, noi la ringraziamo tantissimo per il tempo che ci ha dedicato. Io non so se la regia mi dà ancora un po' di spazio e io andrei un attimo con il nostro inviato Roberto Salmeri, che saluto, insieme saluto il nostro chef imprenditore Roberto Tudisco, che è il presidente, appunto, provinciale, che è il presidente del Movimento Indipendente Ristoratori Siciliani, e anche a Luisa Romeo, distributore beverage comparto Horeca. Saluto tutti i nostri telespettatori e adesso presento Roberto Tudisco che ci illustrerà le sue, diciamo, le sue problematiche per la riapertura. Buonasera a tutti, in studio e anche a quelli che ci stanno ascoltando. Noi oramai abbiamo preso coscienza della nostra condizione, noi siamo sotto scacco di questo governo che prima pensavamo incompetente ed inefficiente, adesso abbiamo capito che ha una strategia ed è un governo di furbi, che ha capito che per avere il potere, per mantenere il potere, ha trovato un capro espiatorio, che siamo noi i ristoratori, è la scusa della pandemia. Una pandemia che non potrà mai finire perché con i vaccini stiamo vedendo che stanno lavorando in maniera inefficiente, si hanno sbagliato sin dagli acquisti, dal modo di acquistare, dalla quantità e tutto. E poi anche queste vaccinazioni che vanno a rilento. Noi siamo incappati in questo gioco. Vediamo che abbiamo un mondo, un'Italia, scusate, un'Italia piena di gente, piena di assembramenti. Adesso la gente non va più a bere nei pub, non va più a bere nei bar, non fa più i cocktail, non va a mangiare nei ristoranti, ma va davanti a tutti i locali di asporto. Va adesso il Bangladesh, i famosi Bangladini sono i nuovi pub che ci sono in Italia, quelli che Bene. creano gli assembramenti, dove vanno centinaia e centinaia di milioni di giovani, dove anche succedono le risse, come con centinaia di persone che Bene. abbiamo visto qua a Catania. Bene, Roberto, un attimino vi chiedo scusa perché ora dobbiamo chiudere perché dobbiamo andare in pubblicità. Credo che lo stesso problema ce l'abbia anche Trento, degli asporto che vanno avanti e purtroppo noi che invece ci blocchiamo. Allora, ci vediamo subito dopo per la seconda parte e andiamo in pausa pubblicitaria. Grazie. Sono di fronte a te ogni giorno. Sono l'Italia innovativa, che ricostruisce su basi più solide. Sono l'Italia produttiva, che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale, che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente, che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia caparbia, che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il paese e la campagna di vaccinazione e dai forza al tuo domani. Sottoscrivili dal 19 al 23 aprile. BTP Futura, perché l'Italia cresce con te. Bene, Sì. grazie per essere qui con noi. Siamo ritornati con la seconda parte della nostra trasmissione Globus Today e parleremo appunto degli indici di contagio e le aperture dei ristoranti. E stavamo appunto parlando delle problematiche che ci sono infatti intorno alle riaperture. Abbiamo visto che a Trento già si muovono diversamente. Io adesso vorrei andare velocemente, chiedo alla nostra regia se può mandarmi invece il collegamento con San Marino. San Marino invece sono tranquillo, un po' tutto aperto e quindi vediamo un po'. La conduttrice, la dottoressa Lella Battiato Maiorana, e a tutti i ristoratori che ci stanno seguendo. Io sono Maurizio da San Marino e qua i ristoranti sono tutti aperti, senza limitazione fino all'orario che vogliono. Come vedete, si mangia senza problemi, ristorante, e si può stare anche all'interno, si può stare senza problemi. Qua siamo a San Marino, non ci sono limitazioni, si può stare all'interno senza problemi. Bene, quindi vediamo situazioni un po' diverse e fra poco vedremo anche la situazione a Bolzano. Non vedo sullo schermo io il nostro chef stellato Herbert Hittner, forse arriva fra un poco. Ok, allora risaluto nuovamente i nostri ospiti e adesso qui abbiamo anche il nostro chef Tonino Del Sol, eccoli qui tutto il loro gruppo.
che hanno veramente anche loro enormi difficoltà. Io un attimino ritornerei al dottore Todaro e voglio chiedere il rischio di trasmissibilità, l'RT, come viene calcolato? E noi so che siamo a 0,80, credo, 0,80-81, quindi noi potremmo avere una possibilità di apertura. Sì, grazie. Colgo lo spunto per fare una delucidazione su questi parametri, perché c'è molta confusione e sulla confusione naturalmente si possono innescare vari processi anche di difficoltà di movimento. Io dico subito che per effetto appunto della pandemia di coronavirus noi abbiamo dovuto prendere confidenza con parametri tecnici che sia virologi che epidemiologi hanno utilizzato per capire la tendenza di una epidemia e quindi naturalmente in questo caso da SARS-CoV-2 per concentrarsi con l'attenzione su un parametro che è l'R-CoV-T. Che cos'è? È il tasso di contagiosità dopo l'applicazione di misure che sono atte a contenerne il diffondersi appunto di questa malattia. Ma io voglio chiarire una cosa innanzitutto, perché da questo poi nasce tutta la conoscenza del problema. Cos'è? È un algoritmo questo parametro, ma l'algoritmo che cos'è in effetti? È una strategia che serve a risolvere un problema e questo finisce per creare appunto delle operazioni che vengono dette istruzioni. Cosa creano questi parametri e queste istruzioni? Creano il prodotto deve essere appunto finito e deve essere appunto creato una strategia, cioè il prodotto deve essere un numero finito di istruzioni che serva a una finalità. Deve essere anche deterministico, che vuol dire che parte dagli stessi dati in input, in entrata, e si devono ottenere i medesimi risultati in uscita. Non deve essere ambiguo e quindi tutte le operazioni devono portare ad essere interpretate nello stesso modo, anche se chi le esegue è un operatore diverso, e soprattutto ha una caratteristica generale, cioè la soluzione deve essere uguale per tutti i problemi della stessa serie. Ma in effetti noi cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere che l'R con T o ancora anche R con 0, perché era il punto di inizio della pandemia, cioè a febbraio dello scorso anno del 2020, era stato determinato per conciliare il movimento dei contagi. Ma il movimento dei contagi sappiamo che è un po' anomalo. Perché? Perché il numero dei contagi può variare a seconda dei giorni, ma a seconda anche dell'organizzazione che si mette a fare i tamponi sul territorio. Quindi è un valore oscillante. Mentre l'R con T non è altro che il valore che assume il contagiato che diventa sintomatico, cioè diventa sintomatico e va anche in ospedale, quindi anche il tasso di ricovero. Quindi mi scusi dottore, per far capire un po' ai nostri telespettatori, io credo che ci sia una connessione tra se vengono curate a casa le persone e chiaramente diminuisce il rischio dell'RT? E indubbiamente sì, è qui tutto il problema. Cioè, È il gioco dei colori è proprio determinato dall'aumento dell'R con T, ma l'aumento dell'R con T non è altro che l'aumento dei numeri di sintomatici che vanno poi a ricorrere alle cure ospedaliere, quindi vanno a intasare quelli che sono le corsie delle terapie intensive o addirittura, se sono più gravi, anche delle rianimazioni. Questa indicizzazione, quindi questo export di numeri può variare se varia il numero dei sintomatici che vengono spostati dal territorio domiciliare. E qui è tutto l'inghippo, cioè se io non curo a casa le persone faccio aumentare l'R con T e quindi indubbiamente sto facendo il gioco dei colori, cioè incremento un colore in gravescenza e porto anche a bloccare attività economiche, ma blocco anche i cittadini nella loro libertà. Quanto sarebbe bello invece avere un R con T più basso possibile, quindi più basso della unità, per cui io posso creare un vantaggio intanto ai cittadini di essere curati a casa e soprattutto abbassare il livello di contagiosità.
Noi sappiamo che su 100 contagiati il 95% è asintomatico, quindi noi non calcoliamo il valore degli asintomatici, ma calcoliamo il valore dei sintomatici, ma i sintomatici diventano tali se c'è anche un nostro ritardo operativo sulle cure. E quindi se noi prendiamo tempo a creare una visita verso il paziente oppure accogliere un sintomo anche iniziale, noi non abbiamo fatto sicuramente né il bene del soggetto né il bene della, della comunità. Quindi cure precoci domiciliari naturalmente che servono a ridurre quel passaggio dal territorio all'ospedale che fa naturalmente un danno enorme a tutta la popolazione. Ma su questo dato indubbiamente abbiamo avuto un incoraggiamento anche da parte del governo a farlo aumentare. Perché? Perché si sono ostinati a creare delle linee guida con paracetamolo e vigile attesa. Questa vigile attesa non è altro e poi ne parleremo, che un danno poi all'aumento dell'RCT. Parleremo anche della vigile attesa, che è importante. Per adesso focalizziamo tutto su questo RT, rischio di trasmissibilità, che sotto 1 è normale, ok? Sì, esatto. Sotto 1 è normale, noi siamo a 0,81. Noi in questo momento veramente siamo ad oggi, alle ore 10 di stamattina, siamo a 0,85. Ah, 0,85. E siamo naturalmente saliti di poco rispetto alla scorsa settimana, perché questo indice viene calcolato due volte a settimana, ma viene poi programmato per settimana. In questa settimana noi siamo a 0,85 da oggi e abbiamo un passaggio di 146 casi su 100.000 abitanti. Bene. Mentre la scorsa settimana eravamo a 157 contagiati su 100.000 abitanti. Bene, grazie anche per questi dati. Io adesso farei vedere anche un video dalla Germania e vediamo lì come si procede. E che interessante, così sono loro a 0,50 e vediamo con 0,50, che sono sempre al di sotto dell'1, cosa accade. Prego la regia di mandare il video. Buongiorno a tutti, sono Milena dalla Germania. Oggi è il 29 aprile 2021 e per Rete Informazione Europea volevo informarvi sulle restrizioni che sono attualmente in vigore qui in Germania. Si basano sul valore di incidenza di positività in base su 100.000 abitanti e sono così: tra 0 e 50 i negozi sono aperti, non ci sono restrizioni, c'è solamente l'obbligo della mascherina, che qui in Baviera assolutamente deve essere la FFP2, quella medica non è ammessa. Se il valore è fra 50 e 100, bisogna invece prendere appuntamento. Per andare a comprare un paio di pantaloni o un paio di scarpe in un negozio, bisogna prima prendere un appuntamento telefonicamente. Se il valore è tra 100 e 150, oltre a prendere appuntamento, bisogna anche presentare un test negativo al corona, o un test rapido fatto lì al momento, o un test fatto in un centro che però non sia più vecchio di 48 ore o 24 ore a seconda del negozio. Se il valore supera addirittura i 150, che è il caso diciamo attuale nella zona in cui mi trovo io, colore viola, allora non è neanche ammesso mettere piede insomma in un negozio, si può solo ritirare la merce, si può quindi, bisogna ordinare e pagare online e si può andare solamente a ritirare, ma non si può neanche entrare, cioè superare la soglia del negozio in questo caso. È ovvio dire che quando il valore è così alto, oltre 150, ci sono anche altre restrizioni come il coprifuoco dalle 22 alle 5, e il fatto che non si possano incontrare altre persone, una sola persona al di fuori della propria famiglia. Sono esclusi però i ragazzi sotto i 14 anni. Tutte queste restrizioni comunque riguardano appunto i negozi al dettaglio, perché i negozi di prima necessità come supermercati, farmacie, i benzinai, gli studi medici, eccetera, dentisti, così come però anche fioristi e vivai, questi sono invece aperti indipendentemente dal valore di incidenza. Questa purtroppo è la situazione, ci costringono ormai ad acquistare sempre online, perché passa anche la voglia, se bisogna ogni momento farsi un test per poter andare a comprare qualcosa. Volevo informarvi di questo. Alla prossima, ciao.
Bene, grazie. E allora, come vediamo, però, riepilogando, l'oro a 0,50 che è al di sotto dell'1, tutto aperto. Noi siamo a 0,85, dovremmo essere aperti. Ma al di là di questo, sono sempre il Comitato Tecnico Scientifico con il Governo che valutano l'oro e quindi ci atteniamo alle loro valutazioni. Questo è importante. Io un attimo andrei subito al nostro chef imprenditore, ristoratore Tonino del Sole, la Tortuga di Castelvolturno di Caserta, che è anche presidente regionale dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani, delegazione Campania. Buonasera, buonasera Tonino. Buonasera a tutti. Allora, la situazione so che sulla parte del napoletano è abbastanza difficile. No, stiamo passando un periodo più schifoso di questo, non può esistere proprio. Per tanti motivi, perché non si sa se apre o non si apre, all'esterno o all'interno. Ogni giorno cambiano qualche cosa, ci stanno facendo fare impazzire. Poi intorno a noi che ci sono un sacco di persone, ripeto, come disse anche l'altro giorno, quelli là che arrivano i frigoriferi, la gente che... tutti gli operai generali, quelli che fanno la pitturazione al ristorante, si lamentano tutti che non c'è niente da fare, perché uno non può chiamare il personale per far fare i lavori quando non c'è i soldi per pagarli. Quindi la situazione è complessa? No, ma è tragica proprio, vi posso assicurare che qua in Campania è tragica. Abbiamo ecco, le hostess di sala, di anche altri ristoranti che non riescono a lavorare, non fanno niente e si lamentano. Abbiamo i tecnici alle mie spalle che lavorano e non prendono soldi da tutte le parti. Poi alla fine uno dice una cosa, un altro dice un'altra, ma siamo proprio rovinati e pensi che non dureremo molto così. O cambio qualcosa o noi scenderemo venendo in piazza, ma questa volta non per perdere tempo, perché è inutile essere aperto, perché spendiamo soldi. Ripeto quello che ho detto anche l'altra volta, paghiamo un sacco di soldi di tasse, l'energia elettrica, tutto, siamo sempre a pagare. Ma con quali soldi se non dopo i soldi sono finiti? Dobbiamo andare a rubare per pagare. Io penso che non conviene andare a rubare. Uno per 60 anni ha fatto una vita di una persona che lavora tranquilla e non può arrivare alla vecchiaia per passare dei guai. E come me ci stanno imprenditori di 20 anni, di 30 anni, di 40 anni che si lamentano tutti quanti. Non ce la facciamo più. Siamo arrivati proprio, stiamo negando proprio. Io lo capisco, dispiace, vi siamo vicini. Un attimo vorrei sentire anche la voce sia di Luisa Romeo che di Roberto Tudisco. Siamo collegati? Bene. Sì, siamo collegati. Almeno io vi sento. Noi vi sentiamo. Sono fuori qua. Ci siamo. Allora, vorrei continuare il discorso. Noi qua in Sicilia siamo arancioni. Quindi non crediamo più noi nel discorso dei colori. È sbagliato il discorso dei colori, perché abbiamo visto anche la Sardegna era bianca ed è diventata rossa. Quindi poi noi siamo arancioni, cosa facciamo? Diventiamo gialli e poi diventiamo di nuovo arancioni e rossi, poi se c'è il bianco non ci arriveremo mai. Con tutti gli assembramenti che ci sono, con tutto quello che viene permesso da questo governo, i mezzi pubblici, gli aerei, i treni, le metropolitane, e non si potrà mai abbassare questo RT. E dicevo che abbiamo capito che è proprio una strategia di questo governo per mantenere il potere per i prossimi 2 anni. Che tipo di potere? Un potere politico, ed anche un potere di poter fare a questo punto gli appalti, approvvigionarsi di sale operatorie, di mascherine, di tutto quello che serve per non passare direttamente in quello che fa un governo non in tempi di emergenza. E noi, dicevo, siamo il capo espiatorio. Quindi, se non si fa un lockdown totale, se loro avessero fatto il lockdown totale, come hanno capito le altre nazioni, 5 mesi fa, noi non eravamo in queste condizioni. Noi giocheremo ancora per i colori, con i colori ancora a luglio, ancora ad agosto, ancora a settembre. Faremo un sali e scendi. Cioè, è una cosa impossibile, è un gioco al massacro. Bene. Qua ci vuole una rivoluzione totale da parte di tutti, sia delle persone che non capisco come dopo tanti mesi, anche quelli che non sono ristoratori, accettino questa fesseria del coprifuoco alle 10. Ma la libertà individuale dov'è finita? Ma il coprifuoco di cosa? Quale guerra c'è stata? Quale nazione ci ha occupato?
perché alle 11 e mezzanotte le persone non possono uscire col cane, uno non può uscire con la propria compagna a farsi una passeggiata? Perché quelli che dovevano essere colpiti erano gli assembramenti. Questo non viene fatto in maniera scientifica per far aumentare questo virus e questi contagi. Quindi questo governo ha sulle spalle, nella propria coscienza, anche le morti che avvengono. Perché non ha mai preso questa decisione? Infatti tutte le scelte che sta facendo sono delle scelte politiche, non sono delle scelte scientifiche, né quella del coprifuoco e nemmeno quella dei colori. Bene, qua ci vuole una ribellione totale, perché sennò questa dittatura falsamente democratica non finirà mai. Allora, questo è, diciamo, il suo punto di vista. Io vorrei ritornare nuovamente al dottore Todaro. Che ne pensa di tutto questo? Sì, io intanto sono d'accordo, perché Tudisco ha tracciato delle linee importanti sulle colorazioni, che sono, io direi, anche molto arbitrarie. Noi in questo momento, e quindi io fotografo a oggi, la situazione delle regioni italiane. Noi abbiamo soltanto una regione, l'RT sopra 1 in sole 3 regioni, e quindi la Basilicata, la Campania e la Sicilia, che queste hanno una puntuale R con T maggiore di 1. Però tra queste solo Campania e Sicilia hanno una trasmissibilità che è più ingravescente rispetto alle altre. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che se si osserva un migliore quadro generale del rischio in tutte le regioni. Nessuna regione è a rischio alto. Poi abbiamo 11 regioni che sono a rischio medio e alcune regioni che sono a rischio basso. Ma cosa comporta questo rischio? Comporta una oscillazione, una ondulazione dei dati e dei valori che sono sempre confinati al gioco, al massacro delle non cure domiciliari. Cioè, se io devo calcolare un R con T, lo devo calcolare sui sintomatici. Ma come faccio io con questo algoritmo a calcolare i sintomatici? Bene, lo faccio sfalsando di una settimana la data di diagnosi, perché presuppongo che in una settimana di vigile attesa il mio soggetto peggiora. E se peggiora, io lo vado a trattare. Finalmente mi decido di andarlo a trattare. E se lo vado a trattare, però c'è una compromissione, perché lo vado a trattare quando già potrebbe anche desaturarsi, cioè addirittura è stato sceso il livello di saturazione da 94 a 92. In questa realtà io mi gioco il suo trasporto in ospedale. E che cosa faccio quando lo porto in ospedale? Lo porto in terapia intensiva, ed ecco che incremento quasi del 30% i posti in terapia intensiva. E siccome con i numeri che mi vengono a creare i ricoveri in terapia intensiva, io mi gioco anche l'algoritmo dell'R con T, io faccio l'apertura e la chiusura a seconda di questi soggetti che navigano da casa all'ospedale. Quindi qual è il contesto di tutto questo per cercare di riaprire e di riportare tutto secondo una normalità di stazionamento a casa? Curare e curare. Bene, e quindi qui si parte tutta la medicina. Perfetto. Ma quella medicina naturalmente che ama il prossimo. Bene, grazie per questo suo intervento. Io adesso farei vedere alcune immagini dell'aeroporto di Catania e vediamo anche a proposito di assembramento, e poi andrei subito con il video che abbiamo sempre intervistato la dottoressa Zardino, che è l'onorevole, proprio per dare un messaggio anche ai ristoratori. Ecco, intanto qua vedete quanti assembramenti, sono tanti gli assembramenti, e l'aeroporto poi entrano e vanno a consumare anche diciamo nella parte dedicata alla gastronomia. Quindi vedete un po'. Ecco, la situazione è complicata. Ecco qui, vedete, questo è stamattina, è stato girato stamattina e vi stiamo mandando il video dell'aeroporto di Catania, che vediamo che lunghe file che ci sono. E qui dico al nostro Roberto Tudisco, guardi che assembramenti. Guarda Roberto Tudisco, che assembramento che c'è adesso. Sì, sono parecchi assembramenti. Bene, tutto questo lo diciamo anche con dispiacere. Bene, io andrei subito
All'onorevole Tardino per, appunto, per il suo messaggio. Ricordiamo che è deputato parlamentare europeo. Annalisa Tardini, europarlamentare. Bene, ci siamo con la regia. Ecco, un attimino, stiamo facendo vedere perché lei ci ha dato un messaggio che vuole rivolgervi a voi ristoratori, perché noi chiediamo aiuto un po' a tutti. Ecco, vi ricordo anche, ecco, esatto, siamo col video. Eliminare il coprifuoco, visto anche che l'indice di contagio RT non è poi così alto. Beh, ritornare alla vita quasi normale, dico quasi normale perché è giusto, diciamo, tenere in alta considerazione, diciamo, quello che è successo a livello epidemico e tenere in alta considerazione, diciamo, la salute dei nostri cittadini. Però è giusto ritornare quanto possibile a una vita normale, i ristoratori hanno subito troppo. Riteniamo, diciamo, che riaprire anche nei luoghi chiusi, diciamo, con le debite distanze e con i provvedimenti che peraltro i ristoratori avevano già adottato e sono ben disponibili ad adottare sia una scelta di buon senso. E per questo Matteo Salvini, diciamo, si è fatto portavoce della revisione del coprifuoco, solamente grazie alle richieste forti portate avanti dal nostro leader, alla raccolta firme che abbiamo avanzato. Il Premier Draghi ha deciso di rivedere il coprifuoco a metà maggio. Noi siamo molto fiduciosi sul fatto che il coprifuoco verrà eliminato e che i ristoratori possano riaprire anche negli spazi chiusi. Riteniamo che non ci sia, diciamo, nulla di compromettente per la salute se con le dovute distanze e con gli accorgimenti che i nostri ristoratori sapranno fare si riapra anche negli spazi chiusi, e la Lega da questo punto di vista si sta battendo fortemente. È un piccolo passaggio sulle piccole e medie imprese in Europa. Cosa possiamo aspettarci per aiutare queste aziende? Guardi, in Europa stiamo cercando, anche noi facciamo la nostra parte, di aiutare le piccole e medie imprese su tutti i fronti. Ci sono numerosissimi fondi e devo dire che questa legislatura ha una forte, diciamo, sensibilità, rispetto alla piccola e media impresa. Non voglio farne una questione veramente ideologica, ma da canto nostro, diciamo, le forze che rappresentiamo si stanno battendo su tutti i livelli e in tutte le commissioni per aiutare le piccole e medie imprese che sono il motore trainante dell'Italia. Bene, speriamo che queste parole possano veramente avere un riscontro anche politico, pragmatico. Io non vedo sullo schermo, noi eravamo anzi collegati con lo chef stellato Herbert Hinter di Bolzano, forse c'è qualche difficoltà, vediamo se riusciamo a mandare anche le sue immagini, l'immagine del suo ristorante, riusciamo a mandarle le immagini, chiedo alla regia. Perfetto, almeno le immagini ci sono, lo vediamo qui che sta lavorando e fra l'altro mi ha comunicato, se non riuscirà a collegarsi con noi, che a Bolzano è tutto aperto, tranquillamente, perché Bolzano, come sapete, è una provincia autonoma, anche loro, e quindi hanno fatto delle ordinanze. Sono oggi al lavoro con tanti coperti, proprio sono abbastanza affollati e non hanno nessun problema. Quindi San Marino non ha problema, Bolzano non ha problema, il Trentino si sta organizzando. Speriamo che anche l'Italia possa muoversi verso una apertura maggiore perché i ristoranti sono stati veramente colpiti. Un grazie va anche al nostro Carlos Sorrentino, che è il segretario generale della Confesercenti Impresa Italia, della Confederazione Impresa Italia, e che è sempre anche vicino a voi ristoratori e anche lui si propone per potervi aiutare. Quindi un sostegno c'è un po' da parte tu di tutti e quindi io darei un attimo ora la parola al nostro Tonino. Tonino, che ne pensa? Lei com'è, fiducioso di queste parole? Ma io sono fiducioso, sì, ma a noi ci interessano i fatti, si dice a Napoli, non le chiacchiere, perché se noi pensiamo, ecco, nel Friuli hanno aperto, aprono un po' con tutte le parti, ma noi quando apriamo? Non ce la facciamo più. Poi sentiamo la TV, la sera dice una cosa, la mattina dice un'altra cosa diversa. Cioè non sappiamo più che dobbiamo fare. Una cosa è certa, che siamo tutti quanti preoccupati, ma preoccupati nel modo più schifoso che esista. E io sono uno che vedo sempre avanti, sempre cose belle, ma negli ultimi periodi è tutto nero, 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 nero. Poi se diamo uno, io apro, non me ne frego. E aprono veramente, non succede niente. Le persone per bene, poi passano i guai. Io non posso aprire per due motivi. Primo motivo perché mi sento una persona per bene. Un altro motivo perché c'ho le convenzioni dello Stato, carabinieri, polizia, finanza. Vengono a chiudere loro per due o tre persone, mangiano loro, vengono a chiudere loro per
per primi. Cioè, ma come dobbiamo fare per andare avanti? Poi ripeto una cosa importante, che io dalla mattina alla sera, stamattina stavo con una ventina di chef, fra i quali due o tre stellati della Campania, si sono lamentati tutti quanti, stanno come pazzi, vediamo che dobbiamo fare, avanti così, non si può andare. Intorno a noi circolano centinaia e centinaia di persone, ma anche parcheggiatori, lavapiatti, ripeto quello che stavo dicendo prima, gli bianchini, i tecnici. Ma come si fa ad andare avanti se non lavoriamo? Dobbiamo aprire! Perché poi dopo ecco l'assemblea, per le strade stanno sempre piene, sui riti, spiagge libere, migliaia di persone. Ma scusate, ma lo vogliono proprio dalla ristorazione? Ma se lo vogliono dalla ristorazione, glielo dico, io sono il primo a chiudere per sempre. Vado a lavorare un altro mestiere, a 70 anni ho da fare un altro lavoro, ma è meglio faccio un lavoro che la sera sono sicuro, sono stanco, ma ho guadagnato qualcosa. Ma dalla mattina alla sera, buttare dentro un ristorante, vengono dei clienti, ma scusate, ma quando aprite? Ma lo possiamo fare il banchetto con un po' di sottofondo musicale? Possiamo fare, sentite, non sappiamo niente più. La mattina la televisione dice una cosa, la sera che è un altro, una volta ancora un altro. Ma si devono mettere d'accordo, hanno ragione. Cioè il governo si deve mettere d'accordo, ma fra di loro, cioè, secondo me devono fare una revisione al cervello. Basta, ci siamo scocciati. Devono cercare di capire che noi non siamo degli animali, siamo degli esseri umani. Abbiamo bisogno di lavorare e di guadagnare. Se non lavoriamo, come guadagniamo? Se non guadagniamo, come mangiamo? Come viviamo? A me mi dispiace tanto, anzi, vi dico una cosa, io sono uno che faccio molto sociale. Sto soffrendo che non posso portare qualcosa ai barboni. Ma che stiamo scherzando? Cioè, non siamo padroni di niente più, non siamo padroni di niente. Niente, siamo diventati dei numeri e basta. Mi dispiace, anzi, vorrei andare alla Camera per parlare con questi signori, ma che intenzione avete? Li faccio ammazzare l'uno con l'altro? Io non lo so, non lo so. Poi senti, in queste zone sono un po' maltrattate. Hanno rubato la gallina, hanno rubato, ma è normale. La gente va anche per un pezzo di pane adesso, ma stiamo scherzando. E non penso quando la gente è in esasperazione può ancora aspettare qualcosa, ma chi deve aspettare? Non aspetteranno niente più. O decidono che vogliono fare, ripeto, come tutti i colleghi hanno detto, lo spazio dovuto, un metro, ho fatto due metri, è questo, ma che vogliono più da noi? Che ci dobbiamo imbiccare, come diceva, perché ce ne si è imbiccato? Io non mi imbicco, faccio imbiccare gli altri, però sinceramente basta, 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 non ce la facciamo. Io la mattina alla sera mi chiamo, non andò, non ce la facciamo più, e mi chiamo ragazzo di 20 anni, mi chiamo quello di 50 anni, mi chiamo di 70, quello di 70 anni, non ce la facciamo più. Ma come dobbiamo andare avanti? Se non ci date un aiuto veramente, ma come dobbiamo andare avanti? Anzi, io ti ringrazio perché stai facendo un sacco di cose buone per la nostra categoria. Perché secondo me non siamo soli, ma abbiamo qualcuno che ci sta pensando. Anzi, ripeto quello che ho detto 2 secondi fa, ti ringrazio con tutto il cuore, veramente. Grazie. Bene, Tonino, dico, alla fine Vissani è andato a organizzare il pranzo davanti alla casa del Premier Draghi, e quindi qui la situazione è complicata. Io in questa settimana che avremo a venire avremo delle manifestazioni per la libertà, Uniamoci per la Libertà, in cui ci sarà presente anche Sara Cuneo a Trieste, a Bologna ne avremo un altro, anche a Milano il 1° maggio. Le piazze sono tante che stanno crescendo, e quindi c'è un malcontento diffuso. Speriamo che possa intervenire il governo al più presto e capisca quali sono appunto queste esigenze. Perché poi una cosa molto particolare è che Codice Ateco, alcuni, non solo diciamo i ristoranti dell'aeroporto, del porto, gli autogrill, è vero, lo richiediamo a Roberto, che Roberto è arrabbiato su questo. Sì, due misure. Praticamente non abbiamo capito noi come si possa sedere nei tavoli, nelle sedie degli autogrill, a mangiare, a pranzo, a cena, e la stessa cosa riuscire a farla negli aeroporti dove ci sono decine e decine di ristoranti, come riuscire a farlo anche nei porti, in tutti i porti italiani, e dove ci sono delle mezze aziendali che lavorano anche in delle zone, le zone industriali, non per forza nella fabbrica, e là si può fare quello che si vuole. Ma noi non potremmo avere le stesse regole, perché là cosa fanno? Il distanziamento di 1 metro fra un posto e l'altro,
la sanificazione all'ingresso, la mascherina che si mette per andare in bagno o per entrare o per uscire. Allora, là il Covid non c'è. Perché da noi ci deve essere il Covid? E comunque la verità è che noi, bene o male, è 14 mesi che siamo chiusi, e però questo Covid sale, e però questo Covid fa dei morti. È vero che fa dei morti, è vero che sale. Quindi chi la sta gestendo questa pandemia? Fanno morire le persone per ottenere il potere, e per quanto tempo deve continuare questa cosa? Ma io dico, tutti i parenti delle persone che si ammalano, tutti i parenti delle vittime, non hanno nulla da dire. Ma non c'è un magistrato che vada ad indagare perché continua questa strage, come stanno gestendo questa pandemia? Ho sentito che stanno facendo una commissione parlamentare per vedere questa pandemia come è stata gestita. Ma perché, piuttosto che la commissione parlamentare, non se ne occupa la magistratura? Noi abbiamo un ministro, un ex ministro degli interni, che è indagato e sta passando da 2 anni processi perché non ha permesso a dei clandestini di sbarcare sul suolo italiano. Scusate, non capisco perché non si trova un magistrato. No, ma non sto facendo politica, non voglio fare politica, assolutamente, sto parlando del potere della magistratura, perché questa strage che sta continuando, e noi siamo giusti da 14 mesi, e aumenta, scende, aumenta, ma qualcuno se ne vuole occupare di vedere se questa pandemia è gestita in maniera obiettiva oppure gestita in maniera politica e non dai veri medici e dai veri scienziati? Io dico questo, ci vuole una commissione della magistratura di indagare perché questa pandemia ancora sale e non scende, perché la stanno facendo, conducendo in maniera politica e non in maniera scientifica. Chiediamo al dottore Todaro, che fra l'altro lui col suo Comitato Nazionale Cure e Percorsi Domiciliari sono aggregati 400.000 persone, insieme a Eric Grimaldi che è avvocato, e poi c'è anche l'eretico col professore Tarro, Giorgianni, ci sono tanti ormai movimenti che si stanno organizzando per capire effettivamente cosa accade, e ci auguriamo che la magistratura possa capire se tutto è stato fatto in regola oppure ci sono delle situazioni che non sono andate come dovevano e avere il loro percorso legale. Dottore Todaro. Ma guarda Lella, io colgo tanta tristezza, malinconia e impotenza, però siccome sono un indomito ottimista, io ritengo che facendo del bene, il bene deve sovrastare il male. Il male impera in questo momento, è da un anno che il male impera e si lascia imperare, perché quando un ladro non si prende all'inizio e lo lascia entrare dentro casa e lo prendi dopo che ti ruba e ti fracassa una casa, veramente i danni sono fatti. Cioè, se tu prendi questo virus e lo prendi e lo blocchi subito, non gli fai fare nemmeno un passo nell'organismo, e quindi indubbiamente non aumenti né la contagiosità né la sintomaticità dei soggetti, e niente a poco li mandi in ospedale e quindi vai a fare il vero medico. Noi abbiamo visto che ci siamo medici sul fronte, che ci battiamo ogni giorno ad andare a vedere i pazienti a casa, a visitarli, a registrarli, a cercare di essere vicini dal punto di vista psicologico, ma è con le cure. Le cure ci sono. Chi dice che le cure non ci sono è un bugiardo. Chi dice che le cure non ci sono non ha mai trattato un paziente. Chi dice che le cure non ci sono è soltanto uno che vuole vincolarsi un'autorità per poterla gestire dopo e dare paura, rabbia e soprattutto sopraffazione e sottomissione a un popolo che non ha più capacità di reagire, perché è un popolo che è stato portato ad avere solo quella necessità di fare un vaccino. Il vaccino in un periodo pandemico non si fa, perché si incrocia il virus con il vaccino, e noi abbiamo creato, in un abbassamento di quelle che erano le contagiosità d'estate dell'anno scorso, abbiamo creato poi il presupposto di andare a prenderci i vaccini ancora prima che fossero cotti, come la pasta al forno che esce senza che viene cotta nel forno, e poi è stata elaborata sul campo. E sul campo, quando si elabora, diventa sperimentale, e sul campo quando si elabora si può bruciare, si può affumicare, può essere anche non gestibile, non mangiabile. C'è tutta una variabile naturalmente su questi vaccini, però sono stati dati come unica alternativa al virus.
ma cosa hanno creato in effetti i vaccini? Io non sono contro i vaccini, io voglio che i vaccini ci siano, ma che siano proporzionali a quelle che devono essere le potenzialità di attaccare questo virus maledetto. E quindi cosa succede? Se noi al virus gli facciamo cambiare casacca e con i vaccini abbiamo creato potenzialmente migliaia di variabili e di varianti, abbiamo confuso le idee sia alla popolazione che si sente preoccupata perché ci sono le varianti, ma le varianti sono un'attenuazione del virus in circolazione, perché man mano che il virus si allontana dalla sua capacità di energia iniziale, perde la capacità anche di patogenicità. Le varianti e i virus che si vengono a creare da qui in avanti servono solo a portare avanti altri vaccini che devono essere modulati sulla diversificazione del virus e servono ancora a tenere sotto scacco il popolo nelle sue molteplici realtà, sia bene, dottore Totaro, la devo interrompere perché siamo in chiusura. I tempi nostri sono scaduti, le chiedo scusa. Allora ancora sì, forse mi dicono dalla regia che ancora possiamo continuare veloci, io però la interrompo un attimo perché le voglio dire una cosa. Il professore Tarro, a proposito dei vaccini anti-Covid, sostiene che proteggono dalla malattia, non dall'infezione, e anche i vaccinati poi possono essere positivi, quindi è una situazione un po' di confusione per i cittadini. Ma certo, io dico che il cittadino che si ammala si deve curare. Il cittadino che vuole essere invece, che è sano e vuole essere protetto, si deve vaccinare. Se noi vacciniamo e in tempi non pandemici, noi possiamo fare la stessa cosa che facciamo con l'influenza, e quindi facciamo i vaccini prima ancora che il virus arriva. Abbiamo creato una confusione enorme nella popolazione, non abbiamo creato nemmeno un'aspettativa di miglioramento, perché ancora siamo qui a parlare di Green Pass, di carta verde, e naturalmente i vaccinati che poi sono a scadenza avranno sempre bisogno di un tampone. Ma cosa dobbiamo andare a tamponare? Io dico che il paziente, quando presenta un sintomo, il medico bravo, il medico coraggioso, il medico che crea appropriatezza anche prescrittiva e applicativa di farmaci, che conosce naturalmente, perché non ci sono cure stratosferico dell'altro dottore mondo. Dottore Todaro, un minutino preciso. Cos'è la fame d'aria e l'affaticamento? Sono i primi segnali e quindi questa è la vigile attesa? Certo, ma infatti questa è una stupidaggine madornale, perché restare in vigile attesa mentre un paziente fa evolvere il virus nel suo organismo mantenendolo soltanto a bada con un paracetamolo significa naturalmente fargli creare quella diffusività e quella infiammazione che si generalizza e può portare a trombosi vascolari. E quindi quando inizia il sintomo dell'affaticabilità, dell'astenia o della dispnea, la difficoltà a respirare o si abbassa il livello di saturazione, il danno è fatto, il polmone già inizia a soffrire. Lì poi, guarda caso, dovrebbero cominciare le cure. Ma non puoi cominciare le cure quando già un danno è inoltrato. Lì le cure potrebbero anche fallire. Però l'R con T si basa sull'inizio dei sintomi, naturalmente, e non sull'abbattimento dei sintomi. Quindi noi siamo per l'abbattimento dei sintomi, noi siamo per l'abbattimento della infezione nell'organismo, noi siamo coraggiosi a sapere portare avanti tutta una attività meritoria di assistenza al paziente anche dal punto di vista psicologico, e non sappiamo assolutamente attendere che un paziente peggiori per potercelo vedere fuggire dalle nostre mani per andare in ospedale in una situazione poi che è difficile da gestire. Bene, la ringrazio. Io volevo chiedere un attimo a Tonino. Tonino, cosa può proporre lei al governo, un po' le proposte che può fare per aiutare voi ristoratori, a parte diciamo l'apertura, e anche come piccole imprese? C'è il problema anche delle tasse che non riuscite a pagare. Mi segua Roberto, che poi faccio la domanda anche a lei. Comunque è una cosa importante che lei c'entra tutti i problemi. Non ce la facciamo più a pagare le tasse, non possiamo andare avanti più, ma la cosa importante, vogliamo capire come ci dobbiamo comportare. Perché una volta dicono una cosa, una volta dicono una cosa, ci hanno fatto, come dicevamo all'inizio, ci hanno fatto fare i tavoli a un metro e mezzo di distanza. Ma noi vogliamo mettere anche a 2 metri, basta ci fanno lavorare. Ma è impossibile, ecco, stare in queste condizioni, è impossibile. Anzi, se ci sarà la prossima settimana, io porto quanto più gente possibile, che li facciamo entrare con la forza qua dentro. Non ce la fanno più.
L'unica cosa, si mette al telefono e martellano 24 ore al giorno. Come ci dobbiamo comportare? Come dobbiamo fare? La polizia viene nei ristoranti, nei bar a controllare. Ma perché non può vedere in mezzo alla strada che ci stanno migliaia di persone, si prendono anche un drink e se lo bevono per la strada? Ma migliaia, sì, io vedo tutti i paesi, Sicilia, Calabria, Campania, anche Nord Italia. Fanno le assemblee, ma assemblee veramente, non uno o due o tre persone. Centinaia e centinaia di persone, una addosso all'altra. E Bene. poi lo vogliono dai ristoranti. Io penso che c'hanno qualche problema proprio per i ristoranti, per l'attività commerciale. Ma, no, Perché ma non se ne Tonino, può. perché lei pensa che ce l'abbiano proprio con i ristoranti? Veloce, veloce, perché siamo in chiusura e devo ritornare a Roberto Tudisco. Ripeto quello che ho detto 2 minuti fa, perché se giriamo per qualsiasi parte dell'Italia fanno assemblee che fanno paura, sono una addosso all'altra, Bene. però i ristoranti non li fanno aprire. Andiamo a Roberto. Roberto Tudisco, allora, lei cosa proporrebbe al governo per la vostra situazione della piccola impresa, voi che siete piccolo imprenditore? Quindi chiaramente ci vorrebbe un condono anche per le tasse. Condono per le tasse ci vorrebbe perché così noi tasse non le possiamo pagare, non le stiamo pagando e non le potremo pagare nemmeno per l'anno prossimo. Quindi sarebbe ma non sappiamo nemmeno se le possiamo pagare per l'anno prossimo. Noi non possiamo fare previsioni perché ancora noi siamo in zona arancione, noi non incassiamo una Ma lira cosa da... proponete allora? Una No, proposta. ecco, cosa proponiamo? Noi cosa proponiamo? Di farci aprire subito da domani in zona bianca. Noi o si fa un lockdown totale e loro eliminano questo virus, ma se non lo vogliono fare, che perché stanno ammazzando l'economia, ci facciano rientrare nello stesso codice Ateco che hanno, la Rinascente, i negozi di Zara, i negozi H&M, i negozi dei cinesi sia come grande distribuzione e sia come dettaglio, nello stesso codice Ateco degli autogrill, dei porti, degli aeroporti, delle mense aziendali e delle mense degli ospedali. Ecco, ci fanno rientrare nel codice anche dei negozi di abbigliamento, dei negozi di scarpe, dei mercati, dei supermercati. È quello che ci spetta. Quindi, se loro chiudono, noi chiudiamo, se loro sono aperti, noi possiamo lavorare e salviamo l'economia. Dobbiamo uscire, devono avere un attimino, fare questo passo indietro contro la ristorazione. Perché ci saranno anche dei motivi che al momento non sfuggono, non capiamo perché noi non possiamo lavorare come gli altri, anche perché non siamo gli untori, non vogliono chiudere i mezzi pubblici. Apriteci, questa è la nostra soluzione, rispettando i protocolli e le regole che hanno i mercati all'aperto, i mercati al chiuso e tutte le attività che io ho summenzionato, perché non c'è motivo. Quindi la ripresa, mettiamo che loro riescono ad aprire tutto, la ripresa vi comporta appunto anche un discorso delle tasse, cosa chiedete con la riapertura? Sì, Ecco. con la riapertura ci vorrebbe una pace fiscale da 1 anno a 2 anni, sia per quelle regresse e per metterci in condizioni, se noi siamo quelli che noi le partite IVA o la ristorazione dobbiamo pagare le tasse che contribuiscono a pagare le future pensioni, anche quelle attuali, che contribuiscono a pagare gli stipendi di tutti gli statali, la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, gli onorevoli, quelli tutti regionali, comunali, metterci nelle condizioni di ripartire, ma di ripartire sapendo, senti, questi qua li abbiamo chiusi per quasi 2 anni. Le tasse non le possono pagare. Quindi facciamo non più una rottamazione, facciamo che per 1 anno, 1 anno e mezzo non pagano le tasse. Appena riprendono a lavorare in maniera gradata, in maniera graduale, iniziamo a fargli pagare le tasse. Questa è una cosa sensata, questa è una cosa. Cioè, un mini piano Marshall qua ci vuole, se si vuole ripartire. Però ce ne abbiamo queste persone intelligenti che capiscono questo o che lo vogliono capire, perché sono intelligenti. Lo vorranno capire questo? Quindi, diciamo, il rapporto con i poteri forti e con le grandi, diciamo, multinazionali. E i poteri forti con le multinazionali finora sono state avvantaggiate, che gli facciano pagare le tasse. Quando dei delivery che stanno incassando soldi a manetta, grazie a questa situazione che il governo ha creato, pensate che il delivery si prende da noi ristoratori il 30%, signori miei, il 30% in più si fa pagare la consegna da quello che è il destinatario. E pagano il 4% sempre se lo pagano di tasse.
e sempre dove sono, nei paradisi fiscali. Ma stiamo scherzando? E poi qua diamo la caccia all'evasore. L'evasore è il ristoratore che è chiuso con te, oppure l'evasore è il piccolo bottegaio. Ma insomma, la finiamo. C'è, qua ci sono, c'è Bezos che sta, non, è il più miliardario del mondo con Amazon. E che cosa paga di tasse? Niente in Italia. Facebook, signor Zuckerberg, cosa paga di tasse in Italia? Niente, incassa un sacco di soldi. Cioè, tutte le multinazionali in delivery, cosa pagano in Italia di tasse? Niente. Io, lei ha proprio messo, diciamo, il dito sulla ciliegina. E diciamo che dobbiamo riflettere su tutto quello che lei appunto sta dicendo, che fra l'altro ha detto anche Paragone, il senatore Paragone, che è il fondatore del movimento Italexit, un'altra volta che non abbiamo avuto con noi in trasmissione. Quindi io vi auguro che tutto possa andare, diciamo, per il meglio, che possiate riaprire e che veramente le forze politiche cominciano a comprendere la necessità e la gravità del momento. Allora, grazie al nostro chef imprenditore Roberto Tudisco, che è il presidente. Abbiamo qua parte del direttivo degli imprenditori di Catania, della ristorazione, che salutano. Ecco, ce li presenti. Grazie, un saluto anche a voi, grazie, e speriamo veramente che tutto possa procedere. Grazie anche al nostro chef Tonino Del Sol. Ci sente, Tonino? Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti, anche il collega della Sicilia che veramente si sta facendo tutto per far capire i problemi. Io in una maniera, lui in un altro, ma speriamo che ci ascolta qualcuno. Senz'altro. Okay. Penso che sì. E un grazie al dottore Todaro, un grazie al dottore Todaro che ci ha illuminato veramente con i suoi chiarimenti. Grazie ancora. Allora io chiudo questa trasmissione. Ringrazio la regia. Grazie per essere stati con noi. E andiamo con un brano musicale. Caduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia.